Ecco, allora praticamente hanno suonato il silenzio prima, perché sono adesso alle 17:57, non so perché ci hanno tolto la diretta dall'albero. Tina è sparita, però a questo punto non so se lo facciamo noi il nostro silenzio alle 17:58 o va bene quello che abbiamo mandato adesso all'albero. Vabbè, io intanto a questo punto chiedo al professor Dalla Chiesa, gliel'abbiamo già chiesto dove era il 23 maggio del 92, il lenzuolo l'ha messo, quindi anche se è l'asciugamano di lino, io anche noi abbiamo messo il lenzuolo bianco, avrei voluto mettere quello striscione a proposito di quello che diceva la professoressa Pellegrini prima, noi abbiamo fatto fare uno striscione con l'immagine di Falcone Borsellino e con sulla scritta: questo non è il paese di Totò Riina, ma di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. E con la professoressa Pellegrini parlavamo proprio di questo, cioè del fatto che questo paese, l'Italia, non è solamente il paese della mafia, ma è soprattutto il paese dell'antimafia ed è anche dal punto di vista della legislazione del movimento antimafia, è quello più avanzato. Io so che condivide questa cosa. Sono un assertore assoluto, cioè, credo che noi stiamo dando lezioni al mondo di lotta alla mafia. La legislazione, io riprendo sempre quell'episodio che mi ha colpito tantissimo. Ero a fare un corso di formazione sulla mafia per insegnanti di scuole bilingue di Stoccarda, dove è obbligatorio per le scuole bilingue l'insegnamento della mafia e dell'antimafia. E mentre ero lì, arrivò la notizia che era stata realizzata una grande operazione contro un gruppo di narcotrafficanti con un traffico di cocaina a Stoccarda. E voi penserete, certo, perché la polizia tedesca non se la mica fa fare, non se la fa fare sotto gli occhi. Ecco, era un'operazione che era partita dalla procura di Caltanissetta. Io dico, ma loro non si rendono conto che c'è il traffico di stupefacenti nelle loro città? È la procura di Caltanissetta che deve intervenire. Al di là delle leggi, certo le leggi aiutano, ma c'è proprio una mentalità, una qualità, diciamo, di pensiero, di Aspetti, conoscenza. prof, che c'è all'albero Falcone succede qualcos'altro. Aspetti un secondo. Ecco perché oggi tornando a casa vi chiedo, vi invito a stendere un lenzuolo bianco. Sono segni semplici, ma dentro hanno tanto significato e possono significare ancora una volta una nuova primavera, come fu 28 anni fa. Grazie a ognuno di voi che oggi è stato qui con noi. Grazie davvero di cuore. Questo era Turi Benintende, che non so se ce lo fermano. Turi, Turi, non ci sentono dall'albero. Succede qualcosa? Perché Tina l'abbiamo persa, non la vedo più. No, ok, è tornato il professore. Scusi, ma è partito, succede, arriva e va. Mi stanno dicendo che anche da Milano stanno suonando il silenzio e che abbiamo collegata, fra un po' si collegherà anche Laura Incantalupo dall'albero Falcone Borsellino di Milano. Intanto però continui pure, scusi, è che quando mi arrivano queste immagini dalla diretta No, cerco un ma po' giustissimo, stiamo qui a riempire, non è che dobbiamo sostituire le immagini hanno il primato su quello che diciamo noi, ovviamente. No, volevo dire che sono convinto che noi siamo all'avanguardia e in qualunque posto si vada, almeno in qualunque università, in qualunque capitale straniera si vada, ci sono degli italiani che insegnano che cos'è la mafia, che fanno iniziative sulla mafia, sono giovani, sono Erasmus, sono dottorandi. Ricercatori, sono i nostri giovani che insegnano al mondo, da Berlino a Parigi, a Londra, a Madrid, a Copenaghen perfino, che cos'è la mafia e come contrastarla. Gli altri non la capiscono. Certamente c'è un problema di leggi, ma c'è anche un problema di attitudine mentale, cioè loro pensano di non averla e i nostri cercano di insegnargli che questo è un errore gravissimo. Che noi, ho fatto anche una volta una conferenza su questo all'Istituto Italiano di Cultura all'estero, perché è una medaglia che ci dobbiamo mettere.
Cioè, fa parte del nostro made in Italy ormai. La mafia fa parte del nostro made in Italy e l'antimafia fa parte del nostro made in Italy. Guarda un po', li portiamo fuori tutte e due. Per fortuna ora c'è l'antimafia che è sempre più presente nei discorsi pubblici, nelle iniziative che gli italiani sanno promuovere quando vanno all'estero. E torno ancora all'esempio, proprio in un attimo, delle forze dell'ordine, del Ministero dell'Interno messicano, che sta a sentire una lezione da parte dell'Arma dei Carabinieri su come si contratta, e li vedo con gli occhi stralunati, ma questi cosa stanno dicendo? Fantascienza per loro, fantascienza. E quindi davvero siamo più avanti, ma molto più avanti. Sì, sì, io prima parlavo con Pierre e mi chiedeva se era una questione di ordinamento, di cultura, e io ho risposto di questione che è il problema di cultura giuridica, no? Unendo i due elementi. Ed è esattamente questo, cioè non è solamente la normativa, ma anche le tecniche investigative, è una cultura giuridica, oltre che la cultura proprio che noi abbiamo ovviamente alimentato in tanti anni di educazione antimafia, dalle elementari all'università. E tutto questo all'estero non c'è, questo dalla Chiesa ormai spessissimo va all'estero proprio per tenere queste lezioni. E nei dibattiti sulla criminalità organizzata io mi rendo conto che effettivamente le conoscenze che noi abbiamo sono in assoluto incomparabili rispetto alle conoscenze di altri paesi. Questo è indiscutibile. Abbiamo strumenti, conoscenze e capacità investigative, metodi investigativi unici al mondo. Sono d'accordo. Adesso, professore, a questo punto noi possiamo, visto che ancora non abbiamo Tina... Ho visto un assembramento a Palermo. Esatto, a parte l'assembramento che speriamo che... No, perché chi c'è? Vediamo un po' chi c'è. Tina Montina, ecco, stavo giusto dire, vediamo se arriva Tina con la sua esplosione. Eccola Tina! Tina! Che non mi sente. Ehi. Come sempre. Mi senti? Non mi sento, io sì, adesso ti sento benissimo. Oh! E perché ha spostato la testa? Tina, ma l'albero Falcone l'hanno suonato prima al silenzio. Perché io ho sentito che dall'albero Falcone già stavano leggendo i nomi. Eh sì, avevano già iniziato a leggere i nomi. Infatti abbiamo trasmesso alle 17.55 e non alle 17.58. Avranno avuto l'orologio in avanti. E non lo sa che succede, ma noi qui abbiamo sempre fretta e corriamo sempre. Però insomma il momento è stato emozionante come sempre, devo dire. I tre ragazzi miei si sono proprio emozionatissimi, sono stati proprio meravigliosi come sempre. E quando poi insomma conosci questi ragazzi ti rendi conto che forse i disabili siamo noi nella testa. Sì, sono convinta di questo. E adesso stiamo scappando in questura perché c'è un momento molto bello e particolare che ha voluto il questore Renato Cortese, ed è una rappresentazione, una tragedia greca dove ci sarà anche Ficarra e Picone. È un momento molto bello e particolare, tra l'altro è il giardino adiacente proprio all'ufficio scorte dove il comune di Palermo ci ha regalato questa pedana che hanno fatto, ma praticamente hanno fatto proprio l'autostrada e quindi è molto, molto suggestiva. E quindi io sto scappando lì insomma per questo momento particolare anche lì. Giornata sempre. Tina, dite. Ma Pif, poi noi non so se ha avuto dei problemi, ma non si è riuscito a collegarsi, quindi non l'abbiamo avuto. Ha detto che ci dovevamo collegare. Aspetta, c'è qualcuno. Ah no, questa è Milano. È Laura. È Laura in Cantalupo da Milano, ancora però non vedo lo stream.
Adesso in attesa di vedere lo stream, eccolo qua, abbiamo Tina, ti stiamo facendo vedere anche l'albero Falcone Borsellino di Milano, guarda qua. Vediamo un po' se prende. No, per ora non si vede. Si vede, non si vede? No. Laura, sei collegata? Sì, sì. Laura? Scusa, dobbiamo... Siamo in diretta con Palermo, ci devi spostare. Oh, eccoci. Questi sono i figli di Laura in Cantalupo. Bravi, ragazzi. E questo è l'albero Falcone Borsellino di Milano? Sì, questo è l'albero Falcone Borsellino di Milano. Tina, fai vedere il... Laura, fagli vedere l'albero. Laura? E questi sono i potenti mezzi che abbiamo, quindi scusate da casa, ma questi sono i mezzi che abbiamo.